Il ricorso presentato dal procuratore è stato dichiarato inammissibile, come aveva ipotizzato l'eccezione del difensore illegale Franco Zurlo. Mentre dal punto di vista civile è stata riformata la sentenza di primo grado. Si è chiuso oggi in Corte d'Appello all'Aquila, il secondo grado di giudizio dell'inchiesta relativa all'uccisione dell'orso pettorano sul gizio. I fatti risalgono al 12 settembre 2014. Resta ferma l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Sulmona nel 2018, mentre entrando nel merito delle statuizioni civili, la Corte d'Appello ha condannato dannato l'imputato a C al risarcimento delle parti civili concedendo una provvisionale di 3000 euro. al e al pagamento delle spese processuali del doppio giudizio. Esprimiamo la nostra soddisfazione per questa sentenza dichiara Filomena Ricci, delegato regionale del WWF Abruzzo, che al di là degli aspetti formali condanna in maniera inequivocabile chi ha imbracciato un fucile e ha sparato un orso. È la prima volta che in un processo indiziario per lo sparo a un orso bruno marsicano si accerta una responsabilità, seppure solo civile, e si infligge una condanna. Ci auguriamo che questa vicenda giudiziaria ribadisca l'importanza della tutela della fauna selvatica e dell'orso marsicano, in particolare e non veda più impuniti gli episodi a danno degli animali selvatici. Questa è una sentenza destinata a creare un precedente giurisprudenziale importante in tema di uccisione di animali selvatici, continua l'avvocato Michele Pezzone che ha rappresentato le associazioni ambientaliste nel processo. Si è arrivati a questo risultato grazie a esami e prove scientifiche quali analisi medico-veterinarie, autopsia, consulenze balistiche. L'esito del giudizio ripaga dell'impegno profuso in questa vicenda e sottolinea la grande attenzione che merita un animale come l'orso marsicano, simbolo della nostra nostra regione.